Dai Ceci, dobbiamo andare! Ceci! Arrivo! Ceci, siamo in ritardo! Arrivo! Ora non ho niente da mettermi! Have a nice week with Ceci! Secondo un sondaggio condotto di recente in Gran Bretagna, la donna media europea possiede un ammontare di vestiti rinchiuso nell'armadio, vestiti che però non indossa mai, pari ad oltre 500 euro. Come se non bastasse, un ulteriore studio, sempre fatto su noi donne, che siamo le cavie preferite di questi sondaggi, mostra che la maggior parte di noi possiede almeno 20 paia di scarpe, ma in realtà ne indossa regolarmente soltanto 5. Ma non è certo una cosa che riguarda soltanto noi donne, infatti, sondaggi a parte, vi vedo ometti che collezionate aggeggini elettronici, gadget e un sacco di cose inutili, tanto quanto scarpe e vestiti per noi donne. Di più, questo sembra essere il santo graal di questo secolo. Ma perché continuiamo ad accumulare e a comprare cose che non ci servono? Voglio dire, non fa soltanto male al nostro portafoglio, ma anche al nostro benessere. E per confermare i miei pensieri sull'argomento, ho deciso di fare un pochino di ricerche. Ed ecco quello che ho trovato. Prima di tutto, comprare e accumulare un sacco di cose ci distrae continuamente da quello che è veramente importante, a livello lavorativo, ma anche a livello personale nella nostra vita. D'altronde, più compriamo e accumuliamo cose, più dobbiamo investire energie per organizzarle, ordinarle, tenerle aggiornate se si tratta di gadget elettronici o mantenerle nell'insieme. Secondo, non ci rendiamo conto che accumulare continuamente è una vera e propria trappola. Siamo convinti che acquistando il prossimo oggetto o il prossimo vestito, il prossimo paio di scarpe, saremo più felici. La domanda è: felici per quanto tempo? C'è sempre qualcosa che spunta dietro l'angolo, il nuovo oggetto scintillante che dobbiamo assolutamente possedere, che ci porta a dimenticare tutto quello che abbiamo comprato fino a quel momento. Ci sono un sacco di piccoli stratagemmi e trucchetti che sicuramente funzionano nel breve termine, che possiamo utilizzare per ridurre questo desiderio compulsivo di comprare di più, dal fatto di non uscire con la carta di credito ma avere sempre liquidi alla mano per renderci conto di quanto spendiamo, ad una vera e propria opera di pulizia generale di tutta la casa per renderci conto di quanto abbiamo e di quanto possiamo dare via. Sono però convinta che questo non necessariamente ci aiuti a eliminare questo desiderio di acquisire di più, questo desiderio di comprare altro. E sono anche convinta che forse la soluzione migliore non sia quella di sopprimere questo desiderio, quanto quella di ridirezionare questo desiderio verso altro, magari verso esperienze che vogliamo vivere nella nostra vita. Ad esempio quel corso di inglese che ci potrebbe aprire un sacco di porte, oppure quel viaggio che stiamo rinviando da fin troppo tempo, che potrebbe aiutarci a aprire i nostri orizzonti culturali e arricchire quello che conosciamo del mondo. Quali sono le esperienze in cui possiamo investire il nostro tempo, le nostre energie e sì, anche il nostro denaro per crescere come persone, per migliorarci come individui di giorno in giorno? E no, il nuovo tacco 12 per crescere in altezza non fa parte della lista. Tutto quello a cui ti chiedo di pensare è un'esperienza nella tua vita per crescere che hai continuato a rinviare per troppo tempo. È tutto quello a cui ti chiedo di pensare. E una volta che ce l'hai ben chiara in mente, condividila nei commenti qui sotto il video. Perché ricorda che non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Comunque non è uno scherzo, non ho veramente un tubo da mettermi oggi. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.